che il bilancio del comune di Mapparo nel 2017 non viene fatto. Sta avviando la sua vita amministrativa il nuovo comune di Mappano, istituito con una legge regionale nel gennaio 2013 e oggetto di un confronto politico a tratti aspro. Il nuovo ente locale amministra un territorio di quasi 10 km quadrati con circa 7.300 residenti. È nato dallo scorporo e dall'aggregazione di quattro porzioni dei comuni di Borgaro Torinese, Caselle, Leini e Settimo. Al momento l'amministrazione comunale non ha uffici né personale. La possibilità di redigere un bilancio per il 2017 è ancora in forse. Nel mese di giugno i mappanesi hanno scelto come primo cittadino Francesco Grassi, dirigente scolastico, già presidente del comitato promotore per l'istituzione del nuovo comune. Sulla questione della continuità nell'erogazione dei servizi comunali ai cittadini di Mappano è stato istituito un tavolo di concertazione presso la città metropolitana di Torino. Si sta discutendo sull'opportunità e sulla necessità di redigere una convenzione quadro che regolerà nell'attuale fase transitoria i rapporti fra Mappano e i comuni che hanno ceduto territorio e popolazione. Noi come ente siamo qui a rispondere su una funzione fondamentale dell'ente, che è quella di coordinamento dei territori, quindi la nostra funzione è proprio quella di facilitare l'incontro per l'erogazione anche dei servizi del comune di Mappano, del nuovo comune di Mappano. Quindi lo sforzo del nostro ente sarà proprio quello di trovare un punto di accordo in comune per poter dare servizio non soltanto ai cittadini nuovi di Mappano, ma anche continuità ai cittadini dei comuni contermine Mappano, quindi Borgaro, Leini, Caselle, eccetera. La continuità amministrativa deve essere garantita, sarà garantita comunque dai comuni confinanti con Mappano. Dal nostro punto di vista l'impegno è proprio quello di andare a trovare, attraverso l'intervento della Regione Piemonte, attraverso anche la Prefettura, quelle persone, quelle professionalità mettere a disposizione di questa nuova iniziativa temporaneamente, fino a quando non avremo definito in modo conclusivo quello che è le funzioni del Comune di Mappano, i dipendenti, un bilancio e tutto quello che consegue un comune italiano. L'emergenza numero uno è mettere in piedi la struttura amministrativa del Comune di Mappano. Al momento, per le difficoltà per cui anche è stato istituito questo tavolo, è che non abbiamo risorse di personale e non abbiamo la possibilità di accedere alle nostre risorse finanziarie. Questo rende difficilissimo procedere, quindi ci aspettiamo con molta speranza che ci sia un buon esito a questo tavolo che è stato istituito, in modo da poter uscire da questa fase di stallo.